dato che le posizioni dei sindacati sono rimaste le stesse e quindi insomma non si è arrivati a nulla. Se per rimanere nelle stesse posizioni significa dire che questo stabilimento non deve chiudere e i lavoratori non devono essere licenziati, siamo rimasti nelle stesse posizioni. Questo dà ragione all'azienda. Vorrei capire loro se hanno spostato qualcosa rispetto alla loro posizione, perché nemmeno loro mi pare si siano mossi. Secondo lei perché questa strategia di dire vabbè, arriviamo a fine 2009 con la posizione? Perché pensano di poter gestire questo tipo di chiusura in un modo soft invece che in un modo traumatico. Questo è con un accordo che probabilmente, non ce lo nascondiamo, potrebbe avere alcuni risvolti anche favorevoli per i lavoratori. Al di là della drammaticità della questione della chiusura, i modi per chiudere ce ne sono tanti. Però ovviamente loro non possono pretendere che in cambio di una chiusura soft qualcuno gli scriva la parola fine sotto lo stabilimento. La parola fine sotto lo stabilimento ce la devono mettere loro, questo è il problema. Secondo lei vorrebbero, diciamo, contrattare direttamente con i lavoratori? No, assolutamente. Loro hanno tentato anche nei primi momenti di fare un'assemblea con i lavoratori, noi abbiamo detto che stavano nella loro disponibilità, non ritenevamo però che ci fosse il clima e crediamo di aver avuto ragione, non ci fosse il clima per farla questa assemblea. Poi loro ovviamente hanno un obiettivo che è quello di dividere i lavoratori, di dispensare, spaccarli a destra e a sinistra e quindi di favorire la soluzione. Ora noi su questi temi faremo un'assemblea, riparleremo con i lavoratori perché tutte le questioni, nei prossimi giorni, tutte le questioni che noi e le posizioni che assumiamo al tavolo di trattativa sono posizioni sulle quali i lavoratori ci hanno dato mandato, non è che noi esercitiamo alcun tipo di autonomia nostra in questo senso. Quindi se i lavoratori ci danno un mandato, noi eseguiamo quello e cerchiamo in quel mandato di trattare al meglio. Se invece i lavoratori non ci danno mandato, noi oggi siamo andati al tavolo dicendogli quello che era il nostro mandato, cioè che lo stabilimento di Prato Vecchio non chiude, i lavoratori non verranno licenziati e che si rimane di questa linea, appunto. Quanto sono credibili quando dicono che nei loro piani c'era il riassorbimento della forza lavoro nelle altre unità produttive toscane? Probabilmente loro una proposta la possono anche fare, perché probabilmente possono anche, se spostano i volumi di produzione a Lucca, possono far seguire a questi volumi lavoratori, però insomma proporre ai lavoratori a 128 persone, alle famiglie eccetera, di andare a lavorare a Lucca mi sembra particolarmente complicata, è come dire noi ve lo proponiamo però insomma sopravvive qualcuno e altri no, questo è il dato.